Edoardo, sono io. Sono Frer Michele. Ti ricordi di me? Avrei bisogno del suo aiuto. Sì, mi ricordo di lei. Però le devo dire, ultimamente sono molto impegnato, non credo la possa aiutare. Sì, è successa una cosa molto grave. Un professore è stato ritrovato morto all'interno della scuola, proprio alla fine della rampa di scale dell'aula magna. La polizia è venuta, ha già fatto tutti i controlli del caso e pensano sia un incidente, ma io sono sicuro che non è così. Guardi, Fred, si fidi della polizia. Non credo qualcuno possa odiare un professore a tal punto da poterlo uccidere. Sono cose che succedono solo nei film. Sarà stata semplicemente sfortuna. Ti prego, vieni a darmi una mano. Troverò un modo per ricompensarti. E poi, se hai ragione tu e non è niente. Sarà stato solo un buon motivo per rivederci. Va bene, ok, arrivo. Tanto sono a 2 passi da scuola. Insomma, questo è quanto. Non ci sono segni di colluttazione. Ti direi di controllare il corpo, ma la polizia l'ha già portato via. Ah, sì, scusa. Insomma, nessun motivo per chiamarvi, ma ci sarebbe un motivo perché qualcuno l'avrebbe voluto uccidere. Non me ne viene in mente nessuno. Sarà meglio interrogare le ultime persone che l'hanno vista. Se non sbaglio, l'ultima cosa che ha fatto è stata presidiare la riunione del blocco, che si tiene qui in biblioteca. Dica agli studenti di trovarsi lì dopo la fine di scuola. Sarà fatto. Grazie. Non mi ringrazi. In fondo mi ha promesso qualcosa in cambio. Allora, vogliamo cominciare? Avvocato. Pensi di uscirne così? Avvocato. Guarda che per me possiamo stare qua tutto il giorno. Perché me? In che senso? Io non ho fatto niente. Beh, non è un segreto che odiavi E che lenti. cosa? Odiavi la sua camicia bordeaux che indossava tutti i giorni. E Odiavo quella camicia, ma non abbastanza per ucciderlo. poi sapeva un tuo segreto. Quale? Che usava il telefono durante le versioni. E so che stava andando dal preside a dirlo quando l'hanno ucciso sulle scale. Non sono stato io. Allora chi è stato? È stato Cesare. Che rapporto avevi con il professor Lenti? Che rapporto avevo? Cioè, un po' contrastante, mi insegnava italiano, ci faceva italiano e latino. Rapporto personale non era tanto buono, perché ogni santo voto, ogni santa interrogazione era sempre ridondante, non so come descriverlo, se era antico in tutti i suoi modi, in tutti i modi in cui spiegava, in cui mi valutava, era tutto contro i miei ideali, quindi a livello scolastico infatti non è che mi trattassi molto bene, però comunque non posso neanche dire che avevamo un rapporto di odio, cioè semplicemente un professore che non apprezzo. Quindi c'erano conflitti costanti. Conflitti costanti, sì, li definirei così, diciamo che non voglio dire ogni lezione, però molto spesso capitava che avessimo conflitti in classe, infatti penso che l'avrete sentito da altri studenti, diciamo, era rinomato il fatto che non ci stessimo simpatici. E l'ultima volta che avete litigato com'è andata? L'ultima volta che abbiamo litigato in realtà è stata la peggiore. Lo so che non suona bene, però è stata la peggiore perché diciamo, sono uscite parole dalla mia bocca che non volevo uscissero, Tipo? ecco. Tipo, diciamo che siamo arrivati anche a insulti personali. Di solito preferisco evitarlo, però purtroppo la rabbia mi ha preso. Siamo sicuri di esserci fermati alle parole? Sì, certo, ci siamo fermate le parole, non mi permetterei mai di andare a uccidere un professore, infatti è un dramma anche per me, cioè, per quanto non mi stesse simpatico, diciamo, non sarei mai arrivato ad ucciderlo, ecco. Come mai esitato? Perché comunque diciamo che nella mia morale, per quanto distorta possa essere, per quanto diversa, diciamo, dall'ideale comune, comunque non arriverei mai a uccidere una persona, certo non per così poco. Va bene, grazie. Raccontami di quel giorno. Era appena finito il blog, un po' prima del solito, quindi mi sono fermata un attimo a parlare col prof, non mi aveva dato nessun articolo, nulla, nelle ultime settimane anzi, a dire il vero. Quindi mi sono chiesta perché. Il prof mi ha poi spiegato che ero stata sospesa e forse ci sarebbe stata un'espulsione dal blog e non l'ho presa bene, oggettivamente. Mi sono infuriata e me ne sono andata via. E non sono neanche andata al corso in aula Cambridge, quindi non ho un alibi per quell'orario. Però sono tornata a casa e in teoria posso confermare la mia famiglia del mio ritorno. Grazie per l'onestà. Tu
dovevi trovare al momento del decesso? Come l'ho già detto, sono tornata a casa, può confermare la mia famiglia, sia mia madre che mio padre, che io all'orario presunto del decesso ero a casa. Grazie per il tuo tempo. Prima che andassi io volevo chiederti se sospettassi di qualcuno. Penso che lei già sappia la risposta a questa domanda. Non c'era davvero qualcuno che lo minacciava di morte. Cioè, ovviamente c'erano quei soliti scherzi, come Giacomo Di Maria e... E? E un altro ragazzo del blog, non so neanche come si chiama, però semplicemente il prof gli aveva dato due articoli di fila nello stesso giorno e aveva qualche verifica, interrogazione, non ho capito bene. Si è infuriato e se n'è andato minacciandolo di morte. Ma uno scherzo, ovviamente. Mi sai dire il nome dell'altro ragazzo? Come l'ho già detto, non lo conosco. Forse Cesare. Grazie per l'informazione, spero mi siano utile. Allora, l'hai fatto? Sì. Ma perché? Non capiresti.